momento della rassegna e la presa della parola al Pilastro abbiamo presentato lo spettacolo Cammina Cammina. È uno spettacolo basato su tre racconti della tradizione popolare italiana che parlano di paura. Un modo per affrontare il tema della paura con delle storie che raccontano vicende abbastanza cruente ma che risultano comunque divertenti, quindi un modo anche per esorcizzare un po' la paura e la violenza a cui i bambini sono sottoposti ogni giorno. Siamo qui perché la collaborazione con la compagnia Laminarie è iniziata l'estate scorsa nell'ambito della rassegna Onfalos Infanzia al Centro ed è proseguita nell'ambito di questo bel progetto che porta il teatro in spazi non prettamente teatrali, e quindi si tratta di riaprire degli spazi che normalmente non vengono utilizzati da anni e portare cose del tutto nuove. Oggi all'interno di questa iniziativa abbiamo fatto un laboratorio tra la mente poetica, l'immagine e la poesia, coinvolgendo anche i poeti del quartiere e i bambini che vivono in questo quartiere. Un modo per cercare attraverso la poesia di spiegare quello che spesso facciamo fatica a comunicare agli altri attraverso le parole. Abbiamo lavorato assieme dei bambini diretti da Radice Timbrica. È stata una bellissima esperienza perché abbiamo imparato qualcosa da questi bambini. Bottega Raccolta è un progetto che è nato nel 2021, in piena pandemia, e che prevede di aprire degli spazi abbandonati, degli spazi chiusi della città, per trasformarli nuovamente in botteghe, ma che botteghe che invece di che vendere raccolgono quello che l'umanità vuole lasciare al futuro. Nelle botteghe c'è un piccolo momento performativo in cui l'artista o gli artisti che curano la bottega raccolgono appunto questi beni che non sono materiali, quindi potrebbero esserci delle cose scritte da compilare, oggetti con cui interagire, piccoli riti, tutti dei brevi momenti performativi per raccogliere appunto uno per uno questi beni immateriali. Parlando di beni che non sono valutabili, che non sono materiali, i desideri sicuramente possono costruire in qualche modo delle mappe sul presente. Dai desideri delle persone noi possiamo capire quello che manca, quello che è bello, quello che vogliamo cambiare. Quindi il desiderio ci sembrava un insieme di cose, poteva andare a raccogliere un insieme di cose interessanti nell'ottica di fare anche un catalogo di queste cose. Ha molto senso partecipare a progetti come questi perché significa non stare chiusi dentro a circuiti dove il pubblico è un pubblico di un certo tipo, ma si arriva al pubblico e si ha un confronto e un incontro con persone che altrimenti magari non avrebbero accesso a iniziative culturali. Quindi essere noi che andiamo lì e che portiamo qualcosa insieme ad altri artisti, insieme ad altre associazioni, significa davvero uscire un po' dalla nostra, come dire, zona di comfort e scontrarci e incontrarci e fare qualcosa che ha senso davvero a livello politico in questo momento. Il semplice atto di tirar su queste 13 serande e di abbellire, ravvivare anche modestamente, anche così in maniera estemporanea questi portici ha un grandissimo significato che auguro ai nostri amministratori di valutarlo bene e di accogliere anche le tante richieste che vengono da organizzazioni e cittadini per rivitalizzare questa zona.
We'll be right back.